ha partecipato alla prima marcia della pace. Ho partecipato alla prima e in qualche modo ho aiutato anche Capitini a organizzarla, anche se non direttamente da Perugia. Da Torino, per esempio, a Torino avevamo organizzato un pullman con l'Einaudi, con Einaudi stesso, Bobbio, Fortini, Calvino, Arpino, un mucchio di persone. Ci fu una forte affluenza di Torino e Milano che convergette sulla marcia e che contribuì a dare alla marcia quel tono un po' alto, diciamo, non soltanto di singoli movimenti o militanti di base, ma anche con una partecipazione generale un po' trasversale nella situazione politica italiana del tempo, che era molto particolare perché era l'inizio del boom, l'inizio del centrosinistra, la fine della guerra fredda, gli anni di Khrushchev, di Kennedy, di Papa Giovanni, insomma, un momento in cui il mondo pareva che dovesse risvegliarsi e andare veramente in salita, che le cose potessero finalmente migliorare dopo il decennio della guerra fredda, che era stato un decennio abbastanza di incubi anche dal punto di vista dell'atomica, che allora aveva una forza di ricatto tra i due blocchi molto molto forte. Basti pensare all'effetto che ebbe la crisi di Cuba in quegli anni come così potenzialità negativa, come ricatto di nuovo e come capacità di mettere in crisi degli equilibri e degli scioglimenti, diciamo, in questa situazione mondiale così complicata. Però nonostante tutto c'era un grande entusiasmo, un ricordo bellissimo di quella marcia, che veniva un po' sulla scia di certe marce che c'erano state, soprattutto in Inghilterra. Come ricorda quella prima marcia? Come una grande festa. Ecco, credo che nelle teorie di Capitini, nelle sue teorie della non violenza, il discorso della festa ha un posto molto importante. La festa, la domenica, è il momento sacro, è il momento religioso, è il momento della comunicazione tra tutti. Non solo i poveri, ma i ricchi e i poveri, i vivi e i morti, la natura, gli animali, le campane, insomma, si incontravano le situazioni più strane, contadini semianalfabeti, gente arrivata dal nord e dal sud e anche appunto famosi intellettuali, magari c'era che ne so, Fortini che scriveva per Fausto Amodei, che suonava con la chitarra, era uno del gruppo dei Cantacronache Torinese, scriveva degli stornelli pacifisti inventati lì per lì, o c'era Calvino che portava lo striscione in testa al corteo insieme a Bobbio in sostituzione di altri invece che erano dei perfetti sconosciuti, ma insomma c'era questa atmosfera estremamente festosa, allegra e sicura, una sicurezza che poi ovviamente con gli anni è andata un po' calando, direi con la fine degli anni 60 e dopo, sia perché il mondo ha cominciato a girare in un'altra direzione, insomma la guerra fredda è continuata fino alla caduta del muro e oggi ha lasciato un'eredità anche molto pesante, non tutta positiva, come dire, il discorso della natura è diventato infinitamente più grave, e il discorso del benessere ci ha un po' travolto, per cui dal benessere alla omologazione e al conformismo, insomma questo paese non è migliorato umanamente, probabilmente eravamo migliori una volta, c'era perlomeno una maggioranza della popolazione, diciamo un popolo, come si diceva allora, era giusto dire, fatto di proletari, di analfabeti, di contadini, di emarginati, che, per i quali era bello lottare, insomma, con i quali c'era veramente una sintonia, un entusiasmo che attraversava la sinistra, attraversava anche una buona parte del mondo cattolico, c'era l'idea di una possibilità di crescere insieme e di inventare un paese migliore. Oggi questo mi sembra che sia un'illusione che nessuno ha più. Un popolo serio e festoso, composto da uomini e donne di diversa fede religiosa e politica, ma concorde nella volontà di pace, saliva alla Rocca di Assisi manifestando contro la guerra e per la fratellanza dei popoli. Per quella marcia aveva affermato Capitini: basta con le torture, basta con le uccisioni. Basta con il veleno che la violenza porta nell'educazione dei giovani. Da questo orizzonte aperto, infinito e fraterno, sacro da più di 7 secoli a ogni essere che nasce alla vita e alla compresenza di tutti, scenda una volontà intrepida e serena di resistere alla guerra in propositi costruttivi di pace. Thank you.
era Aldo Capitini? Un poeta, un filosofo, un mistico, un rivoluzionario, un utopista, forse un profeta? Da molti è conosciuto come il Gandhi italiano. Ma chi era veramente Capitini? È difficile dire. È una persona che io sono certa di avere amato moltissimo per la sua trasparenza, per la sua autenticità. Era mite, ma era tenace, era ostinato. Era un terribile guastafeste. Non violento in un paese dove la sinistra era assolutamente violenta, libero religioso in un paese dove ancora la religione di Stato era la religione cattolica. La non violenza è essere attivi 100 volte di più della persona che crede nella violenza. Perché in questa realtà di male così tremenda che è la nostra, lui voleva introdurre qualcosa di nuovo. Che lui era uomo di pace. Lui è quello che inventa la marcia Perugia-Assisi, che è marcia che invoca la pace. Che cosa ho di più mio dell'amore? Oggi è un po', come dire, trascurato e anche frainteso. Che cosa posso dare di più a tutti? Di questo concreto affetto, per cui riconosco qualche cosa di sacro pur nell'esistenza dell'uomo più malvagio. Qualche cosa che è superiore a lui, alla sua malvagità. Il suo pensiero non è poi così semplice, è pur sempre un pensatore, un filosofo, insomma. L'assoluto non è la mia solitudine, ma la verità che opera e stringe dall'intimo tutti. È l'apertura infinita dell'anima. La rottura profonda di Capitini avvenne con la realtà storica e culturale del paese nel 1929, quando la Chiesa Cattolica firmò il concordato con il regime. Capitini ritiene che l'opposizione al fascismo dovesse essere sostanzialmente un'opposizione di tipo religioso. Ecco che il 29 è il punto cruciale in cui Capitini si allontana dalla Chiesa Cattolica perché propone il ritorno alla non violenza evangelica. Riteneva che la Chiesa in 6 mesi, organizzando una non collaborazione, avrebbe potuto far cadere il fascismo. Ebbe da combattere per tutta la vita con la Chiesa Cattolica, che era la Chiesa istituzionale, che poi per lui aveva perpetrato questo tradimento del Vangelo, come lui lo chiamò. Era un libero religioso, parlava di religione, promuoveva la non violenza, eccetera. Non andava bene ai cattolici e ai democristiani perché era un uomo di sinistra, però diceva cose che irritavano profondamente il pensiero comunista e marxista. Quando dirai una parola, sarai infinitamente in essa, anche umile. Vivrai così la vita del verme, del nido, del sospiro, del silenzio. Perugia era l'unico a criticare lo stalinismo in pubblico, perché Capitini ha tenacemente contestato il capitalismo anglo-americano, ma ha costantemente, durante la resistenza e subito dopo, criticato lo stalinismo. Si
scrisse un libro che fece molto scandalo, che si chiamava Discuto la religione di Pio XII, quando Pio XII era trionfante. Ogni anno mandava un esposto al vescovo di Perugia per chiedere di essere scancellato dalla lista dei battezzati. Non era un antifascista, come dire, secondo i canoni, ma certamente era più antifascista di tanti altri. È stato l'antifascista più attivo che ha lavorato in Italia. Lui non è mai stato un minuto fermo e in questo senso da Perugia o poi girando dalle Puglie al Veneto ha levato un'intera generazione di antifascisti. Capitini vuole fuoriuscire dal pensiero dell'essere, no? Dell'Occidente, dell'idealismo, eccetera, no? E apre al pensiero orientale, non per niente si considerò allievo ideale di Gandhi. È lui che fece togliere, per esempio, dalla parola non violenza il trattino. La parola non violenza traduce male quello che è l'amsharam gandhiano, che è una parola intraducibile in italiano, ma che è un'affermazione positiva. Il non gli dava fastidio. La violenza comincia per lui dalla più grande violenza, che è la menzogna. Quindi la non menzogna è la prima forma di non violenza. È un progetto di vita la non menzogna. Ti dico la verità, punto, chiuso, per oggi. Invece un atteggiamento di non menzogna continua ed è un impegno, qualche volta molto pesante, qualche volta ti porta in galera, qualche volta ti fa licenziare. Attraverso la non menzogna io mi apro all'altro e scopro che ciò che ci unisce è più di quello che ci divide. E la menzogna opera una frattura tra me e l'altro. La religione è la non violenza. Lui era contro i riti delle chiese. Però se era necessario ognuno si poteva anche mantenere le sue, diceva. Però bisogna aprirli. Dice Gandhi, la verità è il nome vero di Dio. E se noi scegliamo questo termine, cioè Satyagraha, Sat, la verità, l'essere, come punto di riferimento, allora non c'è più una scissione fra credenti e non credenti, tra atei e quelli che si ritengono credenti. Perché la ricerca della verità accomuna tutti. Ecco, quest'idea del tu, dell'apertura al tu e a poi ai tutti. Tutti è plurale di tu, per Capitini, tu tutti. In fondo la parola che Capitini ha usato di più in assoluto è la parola apertura, religione aperta, educazione aperta. Insomma, tutto ciò che era chiuso nei limiti, Capitini lo vuole aprire. Religioso e nello stesso tempo non bacchettone. Uomo legato alla patria ma non nazionalista. Uomo legato alla comunità ma non localista. Era in questo senso veramente straordinario. Lui è stato un simbolo per molti, perché toccava un punto cruciale della nostra esperienza, che purtroppo adesso torna tragicamente, che è il punto della guerra. E a questo proposito posso ricordare quella bellissima frase di Capitini che io ho ricordato spesso proprio in questi momenti in cui è così facile, uccidere. Quella frase in cui Capitini dice gli uomini sono considerati come un mezzo, ucciderli è puramente semplicemente un rumore, un oggetto caduto. Cos'è l'obiettivo di Coscienza? Non è un rifiuto individuale di portare le armi.
è il rifiuto dell'uso politico di queste armi, del loro uso collettivo che si fa nella guerra. Purtroppo la nostra società è intrisa di militarismo. Chi è per la guerra? Chieda a qualcuno. Lo chieda all'uomo di strada, lo chieda all'intellettuale. Nessuno per la guerra. Il guaio è che tutti quanti però sono per la predisposizione militare del paese. Tutti. Capitini già da tanto tempo, dagli anni 30, in fondo ci diceva attenti, la questione della pace piena e della comunicazione pacifica fra le persone è una questione fondamentale e questo me lo rende molto caro. La marcia Perugia-Assisi per me poi è rimasta qualcosa che è continuato nella vita e mi ha legato al grande tema della pace. La marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli, che è la prima marcia che si realizza a livello mondiale per il disarmo atomico. Capitini era anche una persona capace di scovare il simbolico. Poi mettersi a camminare da Perugia ad Assisi. Io mi ricordo come noi camminavamo, c'era Chiasso, cantavamo Bella Ciao. Noi partimmo da Perugia non in molti, poi lungo il cammino si associarono alla marcia colonne di contadini vestiti a festa. I giovani ignorano questa cosa, ignorano Capitini. Io mi sono divertito qualche volta andare in mezzo alla marcia della pace a domandare alla gente, migliaia e migliaia di anni, ma Capitini chi è? Non lo sanno. Io personalmente sono venuta a contatto con gli studi sulla pace e la non violenza proprio leggendo Capitini ed è da Capitini che poi sono passata ai maestri della non violenza come Gandhi o Martin Luther King. È morto nel 68, quando le sue idee cominciavano a diventare idee, diciamo, allargate. L'idea dell'assemblea, l'idea della partecipazione di base, l'idea del controllo dal basso e sono diventati un po' il leitmotiv del movimento. Ecco. Dopo la guerra, cioè dopo 20 anni di dittatura e di assoluto silenzio e non partecipazione, lui promosse il primo centro di orientamento sociale a Perugia. I cosiddetti COS, centri di orientamento sociale, erano organizzazioni straordinarie, erano l'organizzazione di uno che non credeva nell'organizzazione. Ascoltare e parlare, tutti quanti, era pienissimo. E c'era il prefetto, le autorità e la gente comune. Si parlava di libertà filosofica, eccetera, di apertura fino alle patate, il carbone, cioè l'approvvigionamento idrico, i problemi del dopoguerra. La prima esperienza di partecipazione dal basso, libera e non violenta, della popolazione al potere e al controllo del potere, sia amministrativo che politico. Che poi erano nati in tutta Italia, erano nati a Firenze, erano nati, diciamo, a Palermo, erano nati in un sacco di città italiane, però sono andati a finire abbastanza alla svelta e non solo per la cattiveria delle destre o dei partiti che erano al potere allora, ma anche dei partiti di sinistra. Un partito lavora per ottenere il potere, non invece per
far suscitare il potere da parte dei singoli cittadini che egli vuole rappresentare. Una volta ottenuto il potere, poi dopo ha altri interessi. E la democrazia non si può ridurre ad una delega che uno fa periodicamente al momento delle elezioni e poi dando carta bianca a poche persone. Possono decidere della vita e della morte, perché decidono di andare in guerra al di fuori del consenso dei cittadini. Un mio amico carissimo, Gore Vidal, diceva: gli americani sono riusciti a separare la religione dallo Stato. In Italia si è andato più in là, hanno separato lo Stato dai cittadini. Questo è il punto. Per Capitini non c'era né centro né periferia. Occorreva avere, al contrario, una lucidità condivisa. La storia era storia di tutti. Se lei prende il grande dizionario etimologico della lingua italiana, il 5-6 volume, pare, del Battaglia, e trova omnicrazia, termine coniato da Aldo Capitini per indicare il potere di tutti. La singola persona che è il centro di partenza della rivoluzione non violenta, vogliamo chiamarla così, del nuovo potere, la persona prende l'iniziativa del bene, del valore, diciamo, aperto a tutti, che serve a tutti. In questa sua attività pone la sua decisione. Poi naturalmente, se è di valore, se è vera questa sua posizione, trova, può trovare persone, capito, che collaborano con lui in questa iniziativa. Si crea un centro, si creano dei movimenti tali che devono arrivare a creare dal basso una decisione politica, se serve a eliminare quella realtà di male contro cui era sorta l'iniziativa. Tutti si salveranno per Capitini. Capitini non ammette la realtà dell'inferno. Quindi tutti saremo redenti, tutti ci salveremo, e in quanto cominciamo a salvarci adesso, a preparare un mondo diverso adesso, già ora. Nel 1937, dopo aver scritto il primo libro, Elementi di un'esperienza religiosa, fondò il Movimento Liberal Socialista, dove si intende per libertà, il massimo di libertà sul piano delle idee, del pensiero, dell'espressione, ma il massimo di socialità sul piano dei rapporti economici e produttivi. Quindi il massimo di socialismo e il massimo di libertà. E il Movimento Liberal Socialista è stato il risultato essenzialmente dall'azione di Capitini, da quella di altri amici, tra cui io stesso. Il termine liberal-socialismo non abbiamo mai saputo bene chi lo avesse prescelto fra Capitini e me, ma certo era, nasceva dal desiderio di sottolineare l'unità delle due esigenze che nella formula socialismo liberale di Carlo Rosselli e prima già ancora di Hobhaus era invece velocissa, diciamo, in due termini. Era un socialismo con l'aggettivo che a quei tempi sembrava cosa non giusta, mentre oggi ormai tutti sono convinti che il socialismo deve avere l'aggettivo. Tra il 33 e il 40 la casa di Capitini a Perugia, grazie alla sua intensa attività e alle sue molteplici relazioni, diventa un importante luogo di incontro dell'antifascismo politico e culturale. Io ho conosciuto Capitini negli anni pisani, quando ero studente alla scuola normale, fra il 37 e il 40, 40-41. Lui non era più segretario della scuola, era stato cacciato. Sostanza perché non aveva voluto prendere la tessera del partito fascista, però veniva a Pisa ogni tanto. Avevamo un gruppo di giovani già orientati verso l'antifascismo, degli incontri, qualche volta anche un po' ingenuamente cospirativi. Ci vedevamo al Duomo, magari nel vecchio cimitero di Pisa. Capitini fu allora, in quegli anni, un punto di riferimento essenziale per tanti giovani, per la formazione di una coscienza e di un impegno antifascista, ma anche per la tessitura di un'organizzazione antifascista
Era un non violento, ma fu un cospiratore, intendiamoci. E aveva un fascino straordinario. Intanto aveva il fascino dell'intransigenza, di un uomo che aveva resistito e pagato anche. E aveva poi il fascino delle idee. Al centro l'uomo, la rigenerazione, la rinascita morale, l'idea di una rivoluzione religiosa, la non violenza, e nello stesso tempo la non violenza come dialogo, come incontro. Io non ero un capitiniano, non so come, ero un giovane, forse ripensandoci oggi mi direi un giacobino. E la mia generazione avvertiva la necessità dello scontro, anche sbagliando. Noi ci auguravamo la guerra in quegli anni, perché pensavamo che la guerra avrebbe segnato la fine del fascismo. E tuttavia per tutti, anche giovani di orientamenti, di idee diverse, che poi ebbero nella battaglia politica delle collocazioni politiche diverse, Capitini fu un maestro. Ecco, la mattina di ogni giorno faccio un giro nella città ancora deserta e quello è il mio momento migliore. Ma quale unità io potrò trovare con tutti e a che varrà? Ho invocato nella mia solitudine e ho avuto soltanto la forza di resistere. La mia nascita è quando dico un tu, mentre aspetto l'animo già tende. Rientro dalle solitudini serali ad incontrare occhi viventi. Prima che tu sorrida, ti ho sorriso. Io conobbi Aldo Capitini nel 58, nello stesso giro di giorni in cui venne a Firenze anche Danilo Dolci. Danilo Dolci e Aldo Capitini erano le due figure più provocanti del mondo laico italiano per quanto riguarda il discorso religioso. Il laicismo italiano mirava ad adottare queste due figure quasi così in contrapposizione al mondo cattolico, che invece era irregimentato in maniera piuttosto vigorosa e anche aggressiva dentro un progetto politico che non ammetteva dialoghi e aperture. A Firenze questi due amici trovavano uno spazio nel mondo cattolico abbastanza disponibile, perché c'era la Pira, c'era Don Milani, il discorso della non violenza era nel mondo cattolico fiorentino un discorso già presente, vivo. Ebbene, Capitini, ricordo, non trovò tra di noi cattolici piuttosto aperti al dialogo una risposta molto animata da simpatia, perché la sua religiosità ci appariva così remota da quelli che erano i temi a noi cari e così legata a una visione panteistica e animistica che non aveva riscontro con un cattolicesimo sia pure aperto ma però fedele a certe direttive della dottrina cattolica. E personalmente ricordo che ebbi con lui uno scontro che si riflesse anche in una polemica scritta. Gli amici del Ponte mi aggredirono con la stessa forza con cui aggredì i laicisti fiorentini, che trovavano in Aldo Capitini una specie di santo da contrapporre al nostro Giorgio La Pira. Bisogna risalire a quegli anni per capire queste contrapposizioni piuttosto ottuse, devo ammetterlo. Però il rapporto di Capitini con Firenze, con Giorgio La Pira, con Milani e mi permetto di dire con me, era destinato a mutare segno, perché proprio a Firenze noi combattemmo primi fra i cattolici italiani la battaglia per la non violenza. La Pira fu processato per il film Tu non uccidere di Otan Larà, fu denunciato, ebbe un processo, o meglio il processo non ci fu perché fu prosciolto in istruttoria. Io ho avuto un processo per la difesa del primo obiettore cattolico, obiettore di coscienza, e in quel momento in cui tutta l'opinione pubblica cattolica era tutto quasi contraria alle mie posizioni, mi venne una solidarietà aperta e calda proprio da Aldo Capitini e dal suo ambiente, per cui ebbi modo di riscoprire, eravamo nel 63-64, in quell'area che consideravo estranea al mio mondo, certi valori che nel mio mondo proprio allora stavano riaffiorando con forza,
subito dopo, nel 65, fu Don Milani a riprendere la battaglia per l'obiezione di coscienza e Don Milani e Capitini ebbero modo di incontrarsi e di verificare una coincidenza piuttosto significativa. Quindi c'era una solidarietà che anticipava poi le consegne venute dal Concilio, secondo le quali gli uomini di buona volontà possono trovarsi, al di là delle loro credenze, uniti nel lottare per la liberazione dell'uomo e per la difesa della dignità della coscienza, che poi era la religione di Aldo Capitini, la dignità della coscienza in cui si ritrova davvero il riflesso di Dio. Dio come atto, che si può cogliere solo impegnandosi nella prassi. La religione come coscienza della finitezza, ma insieme come apertura alla liberazione per tutti. E poi la festa, l'amicizia, il divino tu, la tramutazione, una sorta di rivoluzione religiosa e di resurrezione laica. Questi i principali temi elaborati dapprima nel Movimento per la Riforma Religiosa insieme all'amico Tartaglia dal 1946 al 49, poi ripresi nelle riunioni del Centro di Orientamento Religioso e infine in varie opere e nelle numerose lettere di religione che inviò ad amici e seguaci dal 1951 fino alla morte. Il tema della morte che Capitini riportò all'attenzione della cultura italiana fu il più sentito. Un suo libro, La compresenza dei morti e dei viventi, fu premiato a Viareggio nel 1967. Solo mutando il rapporto con gli altri e con l'esistenza, dice in sintesi Capitini, si può capovolgere il senso della morte. Il suo rimane sempre un sì alla vita. Right.